Piazza Grande diventa per 3 giorni la regina del gusto con la kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche della provincia. L'evento targato Confcommercio porterà in piazza sia golosità della tradizione che piatti innovativi come specialità senza glutine, vegetariane e vegane. Il cibo diventerà anche spettacolo però con i cooking show e i giochi di animazioni per i bambini della banda dei piccoli chef della Lilt. Tra i protagonisti della kermesse, i macellai, i panificatori di Confcommercio, i ristoranti di Piazza Grande, le cantine, le aziende agricole di Coldiretti e l'associazione Cuochi di Arezzo. È un momento difficile e abbiamo già avuto esperimenti positivi sul fatto che mettendo insieme le varie appunto, il vario saper fare, il modo di lavorare, abbiamo portato gente, abbiamo ottenuto risultati, abbiamo riportato attenzione in una piazza che è bellissima ma purtroppo delle volte dimenticata e abbiamo creato comunque una socialità, uno stare insieme, l'Aretino che torna a vivere la sua piazza. E questo è il più bel messaggio che credo un'associazione di categoria possa dare. La Fraternità sarà presente con due proposte, una proposta dei prodotti che Fraternità stessa produce, perché la Fraternità ha 1200 ettari di terreno agricolo, abbiamo 45 ettari di vigneto e 6000 piante di olivo e tante altre realtà agricole, quindi noi produciamo e coloro che volessero acquistare prodotti della Fraternità vengano qua e potranno gustare di questi prodotti. Più il palazzo è aperto. Sono manifestazioni che aggregano molto il fatto delle associazioni, sia dei panificatori, dei macellai, in questo caso io che rappresento i pizzaioli della provincia d'Arezzo, fanno gruppo per poter proporre le eccellenze del nostro territorio. Tutti insieme creeremo 2 giornate di grande affluenza dove proporremo grandi piatti con prodotti sempre del nostro territorio e sarà 2 giornate sicuramente di allegria e vivaci.